Buonasera, in questo periodo caratterizzato dalla presenza del virus Covid-19, è molto facile che familiari operatori debbano comunicare con i loro cari che convivono con la demenza attraverso delle videochiamate. Oggi voglio darvi qualche consiglio di stampo neuropsicologico per far sì che le vostre videochiamate siano il più efficaci possibile nell'attirare l'attenzione del vostro caro. Il primo consiglio che vi do è quello di scegliere con cura l'ambiente in cui farete la videochiamata. L'ambiente deve essere il più neutrale possibile. Non devono essere presenti all'interno dell'inquadratura degli oggetti che possano catturare la sua attenzione. L'ambiente deve essere silenzioso, non ci devono essere rumori, non ci deve essere passaggio di persone nell'inquadratura dietro di voi ed è molto importante che la telecamera sia ferma e che quindi non ci siano degli spostamenti. Il secondo consiglio che vi do è quello di inquadrare sia la vostra testa, ma anche le vostre braccia e le vostre mani. In poche parole, fate in modo che la comunicazione sia aiutata dalla mimica facciale e anche dalla visione della gestualità delle vostre mani, che è molto importante per aiutare la comprensione del vostro caro che convive con la demenza. Cercate di creare un clima confidenziale, questo è il mio terzo consiglio. Se la persona lo gradisce, date del tu. E cercate di ripetere frequentemente il motivo della videochiamata in modo da supportare la memoria della persona che convive con la demenza. Il quarto consiglio che vi do è quello di fare videochiamate brevi in modo da non ostacolare l'attenzione della persona che convive con la demenza che potrebbe piano piano andare ad esaurirsi. L'ultimo consiglio che vi do è quello di non sentire il bisogno di riempire gli spazi di silenzio all'interno della videochiamata. Cercate di lasciare alla persona il tempo di elaborare gli stimoli che voi gli date e di potervi rispondere. Questo è molto importante per far sentire sempre autoefficace la persona che convive con la demenza. Buona giornata!